tutti e due non occupati. Si sapeva che non lavorerei. Qui ci torniamo dopo. La signorina parla olandese, sempre molto buffo da tedesca sentir parlare olandese. Dove sto andando? Vale, non è qui che devi andare. Adesso che hai svuotato un attimo. Guarda che bella Jane, oppure anche Jan, come diceva lui. Sulla copertina di Arte Magazine, perché in effetti a me ha fatto proprio comodo riportare le bottiglie di plastica al supermercato, perché come avete visto dallo scontrino ho tirato su 2,50 euro, quant'era? 2,50 euro, e mi fa comodo perché sono uscita con 5 euro per fare la spesa oggi, ma perché in realtà mi dovevo ricordare di mettere i soldini nel portamonete e invece mi si è dimenticata. E comunque buongiorno, questi brutti capelli lavati ieri sono conciati in questa maniera grazie, si fa per dire grazie fra virgolette, alla crema Raviva Ricci di La Saponaria, prodotto nuovo. Uno dei motivi per cui vado a fare la spesa con 5 euro è che in questo periodo sto comprando un po' di libri. Tu pensi che io compri libri nuovi? Beato te. Di seconda mano ovviamente, perché qui in Germania c'è tutto un sistema sia per vendere libri sia poi per comprarli di seconda mano, è un sistema molto di fiducia e solitamente i libri sono o non letti, intonsi, oppure sono minimamente stati usati e quindi sono perfetti. E i prezzi sono proprio molto bassi, vi sto parlando di prezzi come 99 centesimi, 75 centesimi al libro, prezzi di questo tipo, proprio bassi bassi. E allora in questa tornata vediamo che cosa ho comprato, una delle rare volte in cui mi metto a mostrare libri. Allora, questo e poi questo. E poi c'è un terzo libro, ma non lo mostro perché è un libro quasi d'antiquariato e l'ho comprato per fare un regalo. E la persona a cui lo sto per regalare guarda regolarmente i miei video, quindi non è proprio il caso di mostrarlo. Quando io avevo 7 anni, 8 anni, ci si vestiva così e a me non piaceva. Immaginate se mi piace mo, che mi sa anche di minestra riscaldata e non cadere, vale. Questo è un negozio interamente italiano e ad allestire, aprire questo negozio e farlo al suo interno sono venuti operai esclusivamente italiani, per la precisione veneti, che tutto il tempo che hanno trascorso nella costruzione di questo negozio, nelle pause, stavano fuori a guardare e commentare le ragazze con facce beffarde proprio. Secondo me l'italiano è quel tipo di persona che non si rende conto dell'era in cui si trova e di ciò che gli pende sul groppone, laddove comunque però tutti gli altri europei se ne rendono conto un po' troppo e fanno un po' troppo seri. Stanotte non riuscivo a dormire perché sono stata molto male e allora stavo ascoltando un programma, un podcast sul linguaggio del corpo dei leader. Non che io mi intrattenga con questa roba, però mi è arrivata come proposta
e quindi me lo sono guardato perché mi sentivo troppo male per calciare via la proposta, come faccio invece di solito. Io non accetto mai né le proposte né i suggerimenti di video, di podcast, niente, calcio via tutto, perché sono io che educo l'algoritmo, non l'algoritmo che mi rimescola il cervello a me. Guarda, un altro negozio che se n'è andato, è scomparso. Certo è sinistro vedere sto posto senza i panini, senza la signorina, la panettiera, la commessa. Bah! Adesso siamo al DEM e in questa filiale del DEM hanno fatto l'altarino dei calendari dell'avvento. Tutti i calendari dell'avvento, spicca quello di El Verde che ovviamente quest'anno io non comprerò. Quest'anno mi sa che non compro nessun calendario dell'avvento. Oppure comunque naturalmente me lo faccio regalare, anche l'anno scorso non ho comprato nessun calendario dell'avvento. E non so, ci stavo pensando proprio in questi giorni, non so se quest'anno farò il consueto, cioè il consueto, l'ho fatto per la prima volta l'anno scorso, ma vorrei che diventasse il consueto vlogmas, no? Un vlog ogni giorno. Non ho ancora deciso, non lo so, io queste cose le decido comunque sul momento. Qui c'è anche la limited edition con tutte le cose per fare i biscotti di Natale, perché qui, come ho cercato in vano ovviamente di spiegare tante volte, i biscotti con la stessa forma che abbiamo noi in Italia si fanno solo a Natale e si racchiudono in bustine che devono essere conformi a regole ben precise, cioè non in qualunque bustina, non in qualunque scatola, ma in ben precise bustine e ben precise scatole, e poi vengono regalati, ci si scambiano biscotti fra colleghi, amici, parenti, familiari. Sì, però comunque, che cosa devo comprare io qua? Dai Vale, datti una mossa, che qui dentro ci sono 72 gradi, cioè fa un caldo qua dentro. Metodi del DEM. Solitamente ci sono degli altri porridge in bustina di Davert alla cioccolata e ai frutti vari. Io mangio quello ai frutti vari e costano 95 centesimi, però adesso incomincia a essere Natale, anche se siamo ancora molto lontani, mesi lontani da Natale, quindi ecco le limited edition del porridge che costano di più, costano 1,25 euro. Allora, per fare in modo che qualcuno se le compri, ecco sparite le bustine da 95 centesimi, e Valentina che fa? Niente, non compra nulla. I miei acquisti dal DEM: rice waffle, voi come le chiamate, gallette glassate di cioccolata bianca, e poi gli assorbenti, soprattutto. Solo che assorbenti, quando uno esce con 5 euro in tasca, che assorbenti posso comprare? Ah, ma forse li potrei comprare ad Aldi adesso che torno, perché ho il reso delle bottiglie e con quel reso delle bottiglie appunto ci compro gli assorbenti. Ok, sì, va bene, è così che faccio. Qui in uno dei corridoi del DEM c'è una persona che mi era quasi venuto in mente adesso. Oh. Giù è la persona, quella con lo sciarpone color pesca intorno al collo. Guarda che faccio, un padrino proprio. Un babbo. Giunde bella la Germania, piena di gente caffona, ripulita, piena, traboccante di soldi da una parte e morti di fame da quell'altra. Quando è bella la Germania. Guarda che anche qua c'è Gian. Questo è l'unico negozio di cappelli che ci è rimasto in tutta la regione, perché gli altri hanno chiuso uno dopo l'altro.
Io ero un'appassionata di negozi di cappelli, ma mica perché mi metto il cappello. Ho mai messo un cappello in vita mia, mi fa schifo mettermi il cappello. Però appunto mi è sempre piaciuto osservare gente molto diversa da me, con abitudini molto diverse da me, e vedere che cosa fa. Capisci il concetto? Ah, ma che stavo dicendo? Stavo dicendo prima del podcast che ho visto, che ho ascoltato più che altro ieri sera, sul linguaggio del corpo dei leader. E allora c'era questa voce femminile che diceva che i leader non sorridono mai, che i leader non muovono mai la testa mentre parlano, che i leader non gesticolano mai mentre parlano. E insomma, praticamente sembrava l'identikit dei tedeschi. Di conseguenza, se uno pensa a quello che facciamo invece noi, palesemente non siamo leader, no? Però je m'en fous, perché quello era il punto di vista di un americano. Oddio, che ho appena visto queste forbicine. Io da piccola ce le avevo, ce le ho ancora, però sono in Italia. Ricordo, guardando questi prodotti, ricordo una ragazza italiana che si sentiva molto lusingata per essere stata al Sana e per essere stata intercettata dalle persone dello stand di questa marca, e quindi si sbracciava e le pensava tutte per cercare di presentare questa marca dentro un video con esagerato entusiasmo, per poi tornare un mese dopo a dire che aveva usato i prodotti e che non le erano sembrati niente di che. Sta ragazza mo non fa neanche più video praticamente, perché per dei motivi di cui ci potremmo intrattenere a parlare, ma alla fine un san fu qua. Queste sono creme per il corpo in scatolina di latta. Sono dei panetti solidi di lozione per il corpo. 20 euro se ben ricordo. No, 9, ma comunque. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo perché io non è che tutti i giorni mi sveglio disposta a sopportare di condividere ambienti chiusi con un certo tipo di gente. Così. Dito proprio papeli, papeli. Ciao ragazzo, che lavori. Tu già sei più simpatico. Questa collana fatta di anelli sottili mi fa pensare a mamma, perché mamma aveva una collana molto molto simile. Così. Non so se ho notato il prezzo di queste scarpe. Ma voi sicuramente ai piedi metterete scarpe ancora più costose. Infatti io sto parlando a un tipo di gente che non solo non è come me a causa di circostanze casuali della vita, ma non è come me proprio perché ha scelto di non essere come me, e questo è il problema grave che ci rende proprio due fantastiche rette parallele, come si può notare solitamente, a parte alcune rarefatte, ma per fortuna persistenti eccezioni, dai commenti. Qui sempre Louis Vuitton, c'è una rappresentanza asiatica in coda, così. Thank you.
tu Vale, quindi quando è che impari il mandarino? E la risposta è sempre uguale, dopo che ho imparato bene il cantonese. Poi adesso sto imparando due lingue contemporaneamente, quindi proprio non è aria, non mi sembra il caso. Mo. Però forse quando avevo 19 anni me ne sarei messe. Quando andavano di moda le Spice Girls sicuramente me ne sarei messe quelle scarpe, perché ne avevo dei simili. Poi nella borsa c'ho anche questo, che ho anche comprato alcuni giorni fa, sempre di seconda mano. Infatti questa è una copertina vecchia. Can I get a copy of Susanna? Yeah. So, man. Andando ad intristirmi come ogni settimana davanti al reparto dei libri stranieri. Dove la scelta dei libri mi fa piangere. Soprattutto la scelta italiana, che vada. E finisce qui. Questo è tutto, mentre invece questo sono i libri spagnoli e quest'altro scaffale intero sono i libri francesi. Più piccoli di noi ci sono solo i libri turchi, i libri iraniani, i libri olandesi, i libri russi. I libri russi è un po' più grande di noi, è un reparto un po' più grande di noi, ma comunque c'è un libro che si chiama come me. Adesso io quello che vorrei fare è sedermi a leggere il mio simpatico libro, ma sedermi dove è un posto libero. Qui. Kein Stress. Okay, ich gucke und ich gib's dir. Ja. Keine Ahnung, eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, nicht was für den Bier zu kochen, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Deshalb muss man das so klügen. Ich würde mir auch heute schon wieder ein Buch kaufen, wenn ich nicht genug Bücher hätte, weil wenn ich mir jetzt ein Buch kaufen würde, das wäre wirklich sehr dumm. Das wäre sehr, sehr dumm. Ja, weil ich habe eigentlich auch zwei zu Hause, aber zwei sind besser als eins. Ja, okay. Vier. Ja. Ich habe noch sieben von dem, dann muss ich meinen Preis noch selber lesen. Habe ich noch. Una delle mie tipiche coincidenze vuole che io abbia appena comprato questo libro, usato, come vi dicevo prima, lo apro. Poi do uno sguardo a quest'altro libro, questo è nuovissimo, mai aperto proprio. Non è neanche più di tanti anni, perfetto. Ho pagato qualcosa come 99 centesimi. Vedete lì in fondo c'è un manifesto gigante con la pubblicità di questa profumeria sul sito della quale io compro qualche volta cosmetici, la profumeria che si chiama Flaconi. Andiamo a vederla più da vicino. Andiamo a vederlo il manifesto, aspetta. Vediamo se da qui si vede. Sì. Vedi?
Io effettivamente con gli anni ho sviluppato uno sguardo da falchetto per tenere d'occhio tutte le cose che tengo d'occhio. Mentre registro il video. Ok, adesso ce ne andiamo. Ma volevo dirvi, perché R. De Luca, che cos'è questa presenza che si sta facendo un pochino insistente di R. De Luca ultimamente fra le mie letture? Un attimo, usciamo e ve lo dico. Sì, dunque. Ma sono belli sti cosi. Wow, solo costano 7 euro, 7 euro è tantissimo. Giustamente, come volevi si chiamassero, si chiamano Cutes. Ecco, io mi comprerei questo e poi nessuno je me chèterai ça. E 1, 2, 3, siamo fuori. Oh, che capelli lunghi. Voilà. Dunque, perché Harry De Luca? Difficile, anche facile da spiegare. E Harry De Luca si occupa... Cioè, Harry De Luca piace la montagna, anche a me. E questo già è un motivo. Harry De Luca è nato in anni... che hanno costruito persone di un'età con cui io in genere vado molto d'accordo. Poi R. De Luca non ha età praticamente, cioè ha un'età anagrafica, ma adesso il signore ha staccato il rametto, signore, ma scusi, ma cosa sta facendo? Non ha età anagrafica, dicevo, e questo me lo rende un po' simpatico. C'è però da dire che R. De Luca è un toro. Io non ci vado d'accordo con i tori, perché proprio le basi del pensare sono diverse. Poi io sono troppo... Io ho una personalità che con i tori non ci può andare d'accordo. Infatti, quando leggo i racconti, un racconto mi piace, un altro mi entusiasma e al terzo c'ho voglia proprio di andare a menargli. Al quarto pure. Ho voglia di buttare il libro dalla finestra. Al quinto mi riprendo e mi riconcilio. E quindi perché Harry De Luca? Ma così. Perché tutto sommato è una lettura da passeggio, cioè è una lettura che si può portare a spasso, perché tanto tutti conoscono Harry De Luca. Tutti ti possono dire qualcosa su Harry De Luca, tutti hanno un'idea su Harry De Luca, che sia negativa o positiva, quindi è un argomento di conversazione. E tutti hanno letto tutti i suoi libri, oppure hanno schifato tutti i suoi libri, dipende, perché ha molti nemici e anche altrettanti amici. Poi le femmine soprattutto, tutte innamorate di Harry De Luca, questa cosa mi fa ridere. Mi domando come fa a svegliarsi tutte le mattine pensando alle sue fan. Sono uno scrittore, anzi sono un narratore, narro storie, no? Le scrivo nella mia cucina alle 5 di mattina e tutte le femmine del creato mi vengono appresso. E io sono gentile con tutte, ma dentro di me penso delle cose.
È vero? Poi prima c'erano gli operai, ma dove sono andati? Scomparsi. Vabbè. Oh, ma lì è successo qualcosa. Che cavolo è successo? È pieno di ambulanze. Che diavolo è successo? Avevo visto le ambulanze già da prima, ma non mi ero resa conto bene, cioè non avevo registrato fra i pensieri la questione. Che cacchio è successo? Ovviamente andiamo a capire. Però questa gente è tranquilla, quindi succedere non è successo proprio niente. No, ma forse c'è stata un'esercitazione o qualcosa. Mettendo meglio a fuoco tutta la questione, capiamo che tutte le ambulanze sono davanti a una filiale della Deutsche Bank e che tutta questa gente che abbiamo appena visto altro non è se non il personale della filiale. Infatti sono tutti vestiti da banca. E quindi che cosa è successo? Qualcosa di non piacevole? Eh beh. Ci sono anche sguardi per niente contenti e c'è qualcuno che ha un tipo di osservazione un po' più lunga di quella di un passante casuale. Leggeremo sul quotidiano locale cosa è realmente successo. Questa signorina la vedo poco decisa, fa sotto e sopra, deciditi signorina, dove andare? Tu sai che cosa è successo? Dopo aver incrociato fra i passanti persone con una faccia un po' soprannaturale, mi sembra che la cosa più intelligente da fare sia decisamente cambiare strada e allontanarsi da questo luogo il più in fretta possibile. E ripeto, poi più tardi su qualche giornale, su qualche quotidiano, sicuramente riusciremo a leggere che cavolo è successo. Ma c'è un'atmosfera un po' strana. Furgoni dei vigili del fuoco stanno abbandonando e vedo che ne arriva un altro da questa strada che sto attraversando in questo momento, quindi significa che l'emergenza deve essere somehow cessata, vedi? Altri due. Mentre devo dire dappertutto in quest'area ci sono strani individui posizionati apparentemente senza fare niente. Dicevo posizionati apparentemente senza fare niente, ma con una faccia un po' troppo consapevole. C'è un'atmosfera strana. Comunque quei furgoni, adesso ho letto anche cosa c'era scritto su quei furgoni, sono per la protezione del respiro, quindi c'è qualcosa di collegato a fumo e fuoco, qualcosa così.
D'altra parte quelli erano tutti furgoni dei vigili del fuoco. E adesso sto passando qui non perché devo andare a fare la spesa qui, con 5 euro è un po' complicato fare la spesa qui, ma perché semplicemente devo... Mi devo un attimo scongelare perché passare, vedere quella scena mi ha gelato. Per tanti e variegati motivi che non starò qui a dire. Ecco. Però stiamo già uscendo da qui.